Covid-19 in Campania, 3.042 positivi su 125.665 tamponi, 20 deceduti. Sull'isola d'Ischia i nuovi casi ancora in aumento, ma cominciano a crescere anche i guariti, 1.422 gli attuali positivi, ricoveri stabili. Vaccini, l'ASL Napoli 2 Nord ritorna alla prenotazione sulla piattaforma. De Luca ritorna sul tema scuola e sulla decisione del TAR. Noi siamo per la prevenzione, non vogliamo aspettare di arrivare in zona rossa. Super Green Pass sui trasporti marittimi, hub vaccinale e la riapertura delle scuole. A Nuvola TV l'intervento del sindaco di Forio, Francesco Del Deo. Scuole chiuse per 2 giorni nel comune di Serrara Fontana, 48 ore per organizzare lo screening dei tamponi che precederà il rientro a scuola. Elementari e medie tornano in presenza, tra tanti positivi e DAD negata, chi è a casa? La dirigente Monti, con difficoltà stiamo cercando di organizzarci seguendo le nuove indicazioni. Il ritorno a scuola dei liceali di Ischia, la dirigente Assunta Barbieri, abbiamo retto il colpo delle difficoltà perché abbiamo lavorato molto in questi giorni, attivata la DAD per i ragazzi positivi. Il messaggio del maestro Tonio Specchia, che realizza opere d'arte con materiali riciclati, diciamo basta all'inquinamento e costruiamo una società plastic free. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Nuvola TV. Anche oggi ci dedicheremo soprattutto al tema del Covid e a quello che è stato il rientro a scuola dopo la decisione presa dal TAR di annullare l'ordinanza di De Luca. De Luca che ha condiviso con la stampa le prime dichiarazioni dopo il provvedimento del TAR. Ci sarà nel corso del nostro telegiornale anche un intervento del sindaco di Forio, Francesco Del Deo, per trattare dei vari temi attualissimi, quali quello del Super Green Pass a bordo dei trasporti marittimi, ma anche della questione hub vaccinale a Forio che va avanti e poi anche in questo caso del ritorno a scuola, di cui ci siamo occupati con la testimonianza di due dirigenti scolastiche, ovvero Lucia Monti e Assunta Barbieri. Vedremo tra un istante anche i dati relativi al contagio sulla nostra isola, con un aggiornamento che arriva a 4 giorni da quello precedente da parte dell'Associazione Ingegneri Ischia. Prima però, come sempre, diamo uno sguardo ai numeri regionali che continuano ad essere in evidente aumento, non solo nel numero di tamponi ma anche nel numero di nuovi casi. 30.042 positivi su 125.665 nella grafica. L'unità di crisi regionale comincia a fare anche una distinzione tra tamponi antigenici e tamponi molecolari, e quindi anche su quelli che sono stati i positivi riscontrati con l'una e con l'altra tipologia di tampone. Crescono ancora i deceduti, 14 nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto, anche in questo caso siamo in aumento con 85 posti letto di terapia intensiva occupati su 699 disponibili in totale e 1091 posti letto di degenza occupati sui 3.160 disponibili in totale. Parlavo prima anche dei numeri isolani, li vediamo nella grafica. 1.422 sono gli attuali positivi nell'ultimo aggiornamento dell'Associazione Ingegneri Ischia, che tiene conto dei dati ufficiali registrati fino al 10 gennaio. Rispetto agli attuali positivi dell'ultimo aggiornamento del 6 gennaio c'è un più 64, un aumento quindi contenuto. Questo perché a fronte di un numero rilevante di nuovi casi in appena 4 giorni, 364, sono stati registrati anche 299 guariti. 51 sono i positivi a Serrara Fontana, 133 all'Acquamino, 189 a Casamicciola, 254 a Barano, 363 a Forio, unico comune in calo, e 432 nel comune di Ischia. Si è registrato purtroppo anche un nuovo decesso nel comune di Ischia, dove
è deceduta però un'anziana di 85 anni che era, tra le varie cose, risultata anche positiva al Covid a fine dicembre. Al Rizzoli invece la situazione resta sostanzialmente invariata, con 4 pazienti ricoverati al momento nel reparto Covid. E arriva anche un'importante novità sul fronte vaccini: domani 12 gennaio tutti i centri vaccinali della terraferma dell'ASL Napoli 2 Nord si fermeranno per la mattinata, ad esclusione di quanti sono già prenotati per i richiami a causa della mancanza dei vaccini. Questo avviso non riguarda l'hub vaccinale di Ischia. L'azienda prevede di terminare entro oggi la dotazione di vaccini settimanale che le viene consegnata dalla struttura commissariale nazionale. Al momento i 21 centri vaccinali dell'ASL Napoli 2 Nord, scrive l'ASL, lavorando a pieno regime, stanno facendo registrare mediamente 12.000 vaccinazioni al giorno, contro le poche centinaia di somministrazioni che si registravano nei giorni precedenti il Natale. Mercoledì 12 gennaio le attività degli hub vaccinali riprenderanno ad accesso diretto a partire dalle ore 14 e proseguiranno fino alle ore 20. Per gestire al meglio la dotazione di vaccini disponibili, però, e questo riguarda anche l'hub di Ischia, in ragione della grande richiesta dei cittadini, a partire da giovedì 13 gennaio le vaccinazioni riprenderanno avvalendosi del sistema della prenotazione sulla piattaforma regionale, e quindi sul link che trovate anche sul nostro sito adesionivaccinazioni.soresa.it, limitando le vaccinazioni ad accesso diretto, quindi senza prenotazione, soltanto giornate di open day che eventualmente saranno comunicate volta per volta, un po' come succedeva in precedenza. Il sistema delle prenotazioni sarà introdotto anche per ridurre la ressa dei cittadini fuori centri vaccinali, precisa l'ASL, una condizione questa che aveva determinato anche casi di aggressione al personale dell'ASL. Attualmente l'ASL Napoli 2 Nord ha somministrato 1.800.000 dosi a circa 770.000 cittadini residenti sul proprio territorio, raggiungendo una copertura vaccinale di oltre l'80% della popolazione effettivamente arruolabile. Cambiamo argomento, andiamo a quello che è stato il primo intervento di De Luca dopo la decisione del TAR. I due punti forti su cui si è basata la richiesta di sospensiva del governo sono questi: la Campania non è in zona rossa e il governo nei suoi decreti ha messo in campo le misure necessarie per contenere il Covid. Per quanto riguarda la prima osservazione, dico che una regione non è obbligata ad aspettare di arrivare in zona rossa. Alla drammatizzazione del contagio per eventualmente prendere misure preventive, noi abbiamo una linea diversa, le decisioni vanno prese prima che esploda il problema, ha dichiarato De Luca. Ascoltiamo uno stralcio delle sue dichiarazioni rilasciate quest'oggi alla stampa. Chi gliel'ha chiesta la didattica a distanza? Così come ho trovato sconveniente che non ci sia stata una risposta di merito al problema limitato posto alla Regione Campania. Lo ricordo anche a voi. 2 settimane di respiro, limitate alle elementari e alle primarie di primo grado per organizzarsi al meglio. Ieri, oggi, avremo scuole nelle quali i bambini sono senza mascherina perché non sono arrivate le mascherine P2 nel frattempo. E mi dicono che ieri i bambini delle elementari sono stati costretti a stare in classe con le finestre aperte, con i cappotti addosso e con i cappelli in testa. Ecco, si sarebbe dovuto parlare di questo. Allora la mia sensazione è che siamo chiamati tutti quanti a dire da qui all'elezione del Presidente della Repubblica che in Italia va tutto bene, che tutta l'economia è aperta, che tutte le scuole sono aperte e che viviamo nel migliore dei mondi possibili. Io penso che la lettura della situazione dell'Italia debba essere meno
pacificata, diciamo, e un po' più ragionevole. Piano del contagio, quali effetti ci saranno rispetto alla decisione presa ieri dal TAR? Il TAR ha concesso la sospensiva rispetto a una richiesta del governo, ha fissato per il 22 febbraio la discussione in collegio. Per il 22 febbraio sarà cambiato il mondo. I due punti forti su cui si è basata la richiesta di sospensiva del governo sono questi. La Regione Campania non è in zona rossa e il governo nei suoi decreti ha messo in campo tutte le misure necessarie per contenere il Covid. Per quanto riguarda la prima osservazione, la zona rossa, io credo che non sia obbligata una regione ad aspettare di arrivare prima in zona rossa, cioè prima alla drammatizzazione del contagio, per prendere misure preventive. Noi da sempre abbiamo una linea diversa. Le decisioni riteniamo che si debbano prendere prima che esploda il problema, non quando è esploso. E per quanto riguarda le misure previste dal governo, mi sembrano tutte virtuali e in larga misura inattuabili, a cominciare dai tracciamenti e dalla garanzia da dare ai presidi e conseguentemente alle famiglie di tranquillità. Allora, lo voglio ribadire, siamo tutti per la scuola in presenza, ma non tutti condividiamo tutti quanti la necessità di parlare un linguaggio di verità, per partire dalla realtà per quella che è e per tutelare davvero, non per finta, la salute dei nostri bambini. Adesso si è aperto tutto, per quello che ci riguarda, al di là delle considerazioni di ceto politico, noi saremo impegnati all'ultimo respiro per ampliare quanto più possibile la platea ai bambini vaccinati. Già ieri abbiamo avuto un bel risultato, siamo a 59.000 vaccinazioni per i bambini della fascia 5-11 anni. Faremo l'impossibile per arrivare per fine gennaio oltre i 100.000-120.000 bambini vaccinati, perché, come ha detto in maniera limpida e fluente, diciamo, il professore Brusaferro, il Covid non è una banalità. E proseguiamo adesso con l'ampia pagina dedicata al ritorno a scuola dei ragazzi ischitani, in particolare delle elementari e medie oggi, ma anche delle superiori già a partire da lunedì. Infatti non erano state interessate dall'ordinanza del presidente De Luca. Nel frattempo però una notizia flash che riguarda il comune di Serrara Fontana, dove il sindaco Irene Iacono ha firmato un'ordinanza con la quale è stata disposta la chiusura delle scuole nella giornata di oggi e nella giornata di domani. Si tratta di una chiusura necessaria per garantire l'organizzazione dello screening volontario dei tamponi per i bambini delle scuole presenti sul territorio, che dopo essersi sottoposti al test rientreranno a scuola il 13 gennaio nel caso dell'infanzia, il 14 gennaio nel caso della primaria. Se negativi, i bambini potranno rientrare a scuola. Sin dalla seconda ondata di Covid questa attività di controllo viene regolarmente organizzata dal comune serrarese, non si tratta quindi di una particolare novità. E dopo che il TAR ha annullato l'ordinanza di De Luca, bambini e ragazzi della scuola dell'infanzia, primaria e medie sono ritornati a scuola in presenza. Tanti i disagi, soprattutto per i dirigenti scolastici, che hanno dovuto verificare in poche ore la presenza di eventuali casi positivi tra gli alunni delle varie classi. Stamane siamo stati alla scuola Media Scotti di Ischia e la dirigente Lucia Monti ci ha illustrato le criticità e i timori per quello che è un aumento importante dei positivi nelle varie classi rispetto ai numeri del passato. La Monti ha poi specificato che nel caso della Scotti viene garantita la didattica a distanza a chi è positivo o in isolamento, cosa che non viene fatta in diversi istituti scolastici isolani perché non espressamente richiesta dalla normativa del Ministero dell'Istruzione. Sentiamo la Monti.
Quando mi sono arrivate anche comunicazioni da parte dei genitori di positività in classe, non l'abbiamo presa in considerazione proprio perché sapevamo che con l'ordinanza regionale di De Luca dovevamo stare in DAD fino al 29. La doccia fredda è arrivata nel pomeriggio alle ore 18 quando c'è stata la sospensiva del TAR, per cui quella ci ha un po' spiazzato e siamo stati impreparati sia la scuola dell'infanzia sia la primaria che la secondaria di primo grado, che eravamo state coinvolte nell'ordinanza, perché le superiori, e lo diciamo, dal 10 erano in presenza, per cui evidentemente da quel punto di vista negli istituti superiori c'è stata una preparazione diversa rispetto a noi, che invece avevamo avuto questa certezza che fino al 29 eravamo in DAD. Quindi ci sono state una serie di preoccupazioni, perplessità, non c'è stato il tempo materiale, sebbene abbiamo lavorato fino alle 11:30 ieri sera, infatti l'ultima classe è stata mandata in DAD alle 11:23. Pertanto abbiamo avuto sicuramente delle criticità, ma nell'organizzazione. È chiaro che poi si è subito passati all'operatività, perché poi comunque abbiamo inviato subito la circolare, abbiamo inviato subito la comunicazione, ma ci sono stati poi da quel momento una serie di surplus di casi che non erano stati fino a quel momento sommersi, in quanto non c'era la necessità di andare a fondo e di fare questo controllo analitico. E allora oggi è successo un po' un parapiglia, quindi sicuramente abbiamo avuto delle situazioni un po' difficili. Tra le altre cose, e io di questo devo chiedere venia, per la fretta, proprio perché la fretta a volte è cattiva consigliera, alcune classi che sono state inviate in DAD, c'è stato un fraintendimento che bisognava consegnare poi al rientro tutto il tampone, ma il tampone lo consegna solo, il tampone negativo, quello che è risultato positivo. Quindi questo lo chiarisco, mi dai modo anche di chiarire quest'altro aspetto, che solo quelli che sono stati in isolamento fiduciario e quindi in quarantena perché hanno contratto il Covid devono portare poi al rientro l'esito del tampone negativo e la certificazione di guarigione da parte del medico curante. Preside, per quanto possibile quantificare il numero di casi che avete avuto? Sono allora, tanti? Ne avevamo 14 prima del 10, poi c'è stata la comunicazione da parte dei genitori successiva al 10, quando si è saputo che dovevamo poi rientrare in presenza, abbiamo avuto altre 9-10 segnalazioni, quindi credo che nella scuola tutt'oggi ci siano 24-25 casi di positivi, chiaramente suddivisi nelle varie classi. Oggi com'è andata? Molti hanno deciso, comunque sono venuti in presenza, o qualcuno si è rifiutato magari per timore? Allora, perché c'è anche questo aspetto. Io ho fatto fare anche un calcolo, perché poi comunque l'ufficio scolastico regionale ci ha chiesto una rilevazione di quanti erano in presenza, erano l'82%, quindi con una percentuale molto alta di alunni. Sono quindi venuti a scuola e qualcuno, devo dire, che ha anche spontaneamente sottoscritto delle dichiarazioni di essere coperti da vaccino, e quindi noi abbiamo una buona percentuale di alunni vaccinati, non tutti, e quindi di questo purtroppo non possiamo avere contezza. Certo. Siamo attrezzati anche per i casi di DAD o in presenza di device o senza il device. Noi comunque ci auguriamo che le cose vadano meglio nel futuro, che ci sia la possibilità di venire in presenza, che si riattivi la mensa scolastica al più presto, perché comunque ci sono anche limitazioni in questo senso, che per consumare il pasto ci deve essere anche una distanza di 2 metri. Le difficoltà ci sono, speriamo di superarle di volta in volta e che il numero si arretri e insomma si dimezzi rispetto a quello attuale, perché comunque i casi ci sono, la diffusione è molto massiccia. Mettiamo un attimo in stand by il tema della scuola, che in verità trattiamo anche adesso. Tra gli altri argomenti, come annunciato, abbiamo in diretta l'intervento telefonico del sindaco di Forio e presidente ANCIM Francesco Del Deo. Buonasera sindaco, innanzitutto sul Super Green Pass sui trasporti marittimi arriva una deroga, è sufficiente, siete soddisfatti oppure no? Buonasera, saluto tutti i telespettatori. Ringrazio Nuvola TV per avermi dato questa opportunità. Il 31 dicembre anche da Procida, da Luigi Muro, con i consiglieri comunali di Procida, mi fu sollecitato questo problema.
Per cui noi abbiamo fatto una nota a Draghi, a Speranza e a Figliuolo, sottoponendo proprio questa disparità di trattamento rispetto al cittadino della terraferma. Perché abbiamo detto che se, premesso che io sono per le vaccinazioni, ripeto, io ho fatto la terza, farò la quarta, la quinta e la sesta, però c'è chi non vuole fare queste vaccinazioni, ci sono anche persone impossibilitate per motivi diciamo medici, perché hanno delle patologie e quindi non possono fare dopo questa vaccinazione. E poi c'è chi non la vuole fare perché ha paura di fare questa vaccinazione. Perché come al solito ci sono sempre queste lacune del governo che non si decide a fare delle cose decise. O la rende obbligatoria, ma non può essere obbligatoria per i soli cittadini delle isole minori, perché così facendo, mentre il cittadino della terraferma può recarsi in tutti gli uffici, può spostarsi da una regione all'altra con la propria auto, e i cittadini delle isole minori non hanno la possibilità della continuità territoriale, e quindi noi abbiamo chiesto di poter fare una deroga per gli abitanti delle isole minori. Abbiamo chiesto sugli scafi, traghetti aerei che diciamo, questi cittadini possono viaggiare con il semplice tampone fatto comunque 48 ore prima. Abbiamo anche diciamo, detto che nel caso questo non fosse possibile per il fatto della promiscuità, si poteva eventualmente destinare delle aree negli aerei, perché chi viene da Lampedusa, da Pantelleria, sicuramente non può venire col traghetto con l'aliscafo, destinare delle aree sui traghetti, sugli aliscafi e sugli aerei per le persone che viaggiano con il solo tampone. Cioè, come esistono le zone fumatori e non fumatori in certi locali, si fa la zona vaccinati e quelli comunque col tampone. Sindaco, c'è Perché stata una anche deroga solo parziale, quindi mi pare di capire che, insomma, non è stata soddisfatta. già è stato importante questo primo passo, perché venivano esclusi anche quelli che dovevano recarsi in terraferma per visite mediche ordinarie, per visite mediche specialistiche, per terapie normali, per terapie oncologiche, per fisioterapie e per esami. Quindi già questo è stato un passo, e per le persone che dovevano accompagnare diciamo, questi soggetti, perché poi fra questi ci sono, come dicevo prima, persone che per patologie non possono fare il vaccino. Naturalmente anche in questo c'è stata una lacuna che cercheremo di far colmare, il fatto stesso quando si dice che bisognava dare la dimostrazione del motivo per cui si andava, per il fatto medico e per il fatto scolastico. Cioè, allora ci siamo chiesti pure che cosa bisognava dimostrare, cioè se doveva essere il medico di base a certificare che la persona delle patologie per cui non poteva avere il vaccino doveva essere l'ASL. Questa norma che doveva regolare questo passaggio non è stato fatto, per cui noi ci eravamo inventati anche un'autocertificazione per poter dare diciamo, la possibilità nel caso si fossero bloccate le tratte. Però abbiamo potuto vedere che in questi giorni si è continuato comunque dunque a viaggiare e per adesso insomma dobbiamo arrivare, perché poi il 10 febbraio ci saranno delle nuove norme che andranno dunque a regolamentare ancora dunque questo sistema. Hanno Ma a reso che punto siamo invece sull'hub vaccinale? Hanno reso obbligatorio i vaccini per i cinquantenni, e quindi a mio avviso insomma, è il caso di vedere bene che cosa fare, perché poi con i trasporti sorgono dunque questi problemi, perché i nostri concittadini delle isole minori che non sono vaccinati non possono andare nemmeno sui treni, quindi ci vuole una norma più precisa per questo. Sindaco, hub vaccinale a Forio e poi la riapertura delle scuole, si è valutato anche una chiusura che però poi non è arrivata perché mi pare di capire non ci siano le condizioni di gravità tali da arrivare a questo provvedimento. Su questi due aspetti, che aggiornamenti ci sono? Noi a novembre abbiamo dato la disponibilità per la riapertura dell'hub vaccinale a Forio. Abbiamo messo a disposizione i locali piano terra del municipio che abbiamo ristrutturato, ma il problema è la mancanza dei medici, perché noi abbiamo visto pure che nell'hub vaccinale di Ischia ci sono quattro postazioni e ci sono solo due medici. Addirittura nei giorni scorsi c'è stato un solo medico e due
che somministravano i vaccini. Quindi è un problema proprio di vaccinazione. Questa mattina è stato fatto un primo sopralluogo a Forio, perché abbiamo detto che 500 vaccinazioni al giorno sull'isola non sono sufficienti, perché se dobbiamo coprire ancora circa 30.000 persone, significa che ci vogliono più di 3 mesi con 500 vaccinazioni al giorno. Per cui è importante, è necessario, proprio perché sulle isole minori in particolar modo non abbiamo strutture ospedaliere che possono ospitare eventuali casi di Covid, di dare un'accelerata. Il direttore generale Antonio D'Amore ha mandato stamattina a fare un sopralluogo, domani mattina ci sarà un secondo sopralluogo con la dottoressa Rossetti e si comincerà a Forio ad aprire per, diciamo, come hub pediatrica, quindi poi si allargherà anche come hub vaccinale, ma dobbiamo assolutamente superare questo numero, perché noi, se ci vogliamo mettere in sicurezza nel giro non di 3 mesi, 3 mesi e mezzo, ma nel giro di 30-40 giorni massimo, dobbiamo mettere in sicurezza tutta l'isola di Ischia e Procida e Capri. La scuola resta chiusa? Brevemente. Cioè resta aperta, pardon. Allora, la scuola resta aperta perché De Luca già aveva fatto una sua ordinanza che il TAR ha sospeso, mentre la costiera amalfitana, 13 comuni hanno chiuso previo il parere dell'ASL, perché nello stesso decreto è previsto che quando si raggiunge un 5% può essere emessa l'ordinanza. Emettere l'ordinanza adesso, perché fra Ischia e Procida siamo circa 1.600, quindi non raggiungendo questa percentuale, nel momento in cui noi emettiamo l'ordinanza, rischiamo che venga dunque sospesa, come è successo per l'ordinanza di De Luca. Quindi speriamo bene, speriamo che siamo nelle mani di Dio, speriamo che questo Covid rallenti e non acceleri. Grazie, grazie al sindaco di Forio e presidente ANCIM Francesco Del Deo, alla prossima. E Alla prossima, grazie. ritorniamo sul tema della scuola, mentre le scuole elementari e medie oggi sono rientrate a scuola, gli studenti degli istituti superiori hanno fatto rientro in classe già nella giornata di lunedì. Tra questi liceali nel cui istituto, così come d'altronde in tutte le scuole, sono risultati assenti purtroppo anche alcuni insegnanti. Siamo riusciti a reggere il colpo delle difficoltà perché abbiamo lavorato molto in questi giorni, attivando anche la DAD per i ragazzi positivi, ha tra l'altro dichiarato ai nostri microfoni la dirigente Assunta Barbieri. Vediamo il servizio realizzato da Gennaro Savio. Assunta Barbieri, dirigente del liceo Buchner di Ischia. Stamattina sono riprese le lezioni, immagino sicuramente con qualche problema legato all'assenza di insegnanti, anche di ragazzi. Allora, diciamo che il colpo l'abbiamo letto abbastanza bene perché ci eravamo preparati, abbiamo lavorato incessantemente anche nelle giornate precedenti l'apertura, non con qualche difficoltà, perché tieni presente che il decreto legge numero 1 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 gennaio, quindi 2 giorni prima dell'apertura della scuola. Questo chiaramente lavorare con questi tempi stretti e con questi ritmi non è sempre semplice, però diciamo che grazie allo staff che mi ha supportato anche nei giorni passati, già arrivavano le richieste di didattica a distanza perché si era positivi o perché a un tampone molecolare, a un tampone antigenico, perché si era stato contatto di positivo, perché sappiamo che questa variante Omicron è vero che non è molto pesante da un punto di vista proprio clinico, però è molto molto contagiosa, quindi tantissime persone sono contagiate. Quindi diciamo che già stamattina eravamo pronti per fare la didattica a distanza e l'abbiamo concessa a tutti quelli che ne hanno fatto richiesta, e da oggi pomeriggio stiamo procedendo invece poi una verifica puntuale dei requisiti per richiedere o meno la didattica a distanza, che come sai rientra in tutta una serie di parametri che fra il 31 dicembre con l'ultimo decreto legge del 2021 e il primo decreto legge del 2022 più la circolare interministeriale, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione mette dei, come dire, dà dei parametri ben precisi spiegando quando si può stare in didattica a distanza, quando si può stare in presenza e come comportarsi. Per quel che riguarda il personale, ho alcune unità
di personale che sono risultati positivi al Covid, anche personale che aveva la dose booster e qualche unità di collaboratore scolastico. Però diciamo che bene o male siamo riusciti a reggere il colpo. Molte classi erano completamente presenti, erano nella totalità presenti, altre invece c'erano gli assenti. Sarebbe il caso, visto che sono considerate più sicure, che diciamo lo Stato fornisse alle scuole, ai ragazzi, al personale docente e non docente, le mascherine FFP2? Assolutamente sì, diciamo che forse la mancanza di stamattina è stata proprio quella, perché mi richiedevano le mascherine FFP2, devo dire la verità, io ho ricevuto i fondi per acquistarle, ho fatto anche un ordinativo di 1000 mascherine, ma che ad oggi purtroppo non sono ancora arrivate, anche perché forse proprio perché adesso si richiede un maggior utilizzo delle FFP2, incominciano a scarseggiare sul mercato. Ma sono certa che il governo tramite Figliuolo invierà al più presto queste mascherine nelle scuole. Diciamo che nelle settimane scorse c'è stata una richiesta, un monitoraggio da parte del governo subito, in cui chiedevano quanti erano gli studenti che non utilizzavano la mascherina e loro provvedevano a inviarli. Alle scuole superiori non c'è nessuno che utilizza la mascherina, perché sai che questo è un problema che c'è più alla scuola di base, alla scuola dell'infanzia, per cui immagino che abbiano provveduto prima a rifornire la scuola di base, come anche giusto che sia, e poi provvederanno a inviare a noi. Concludiamo il telegiornale con un ultimo servizio. Presso l'hotel Re Ferdinando di Ischia, il maestro Tonio Specchia, artista ambientalista, ha realizzato un'installazione prodotta con materiali riciclati, attraverso la quale, oltre a denunciare l'inquinamento del pianeta, sottolinea la necessità di abbassare quanto è più possibile i consumi di energia. Vediamo il servizio di Gennaro Savio. Le opere che porto sono sempre innovative e quest'anno ho portato il tema della plastic free. Inoltre, oltre all'esposizione, preparo delle installazioni proprio per educare, rieducare di nuovo la gente e farla tornare all'arte che, ahimè, purtroppo diserta da un po' di tempo gallerie e musei. Plastica da sottrarre all'inquinamento del nostro mare e riciclare per realizzare opere d'arte in ottica di vivere in una società plastic free. È questo il filo conduttore dell'installazione d'arte messa in mostra dal maestro Tonio Specchia presso l'hotel Re Ferdinando di Ischia, dove da tempo, tra l'altro, i suoi quadri abbelliscono gli ampi saloni dell'albergo isolano. Oltre a diminuire l'inquinamento del nostro pianeta, il maestro Specchia, le cui opere sono state tra gli altri apprezzate dal cantautore Lucio Dalla e dal popolare e benvoluto Presidente della Repubblica Sandro Pertini, sottolinea la necessità storica di dover limitare di gran lunga il consumo di energia, e questo per favorire in merito anche le future generazioni. Allora, il cuore rappresenta tutto. Se noi veramente vogliamo cambiare il modo di vita, a proposito anche di questa pandemia, dobbiamo nutrire il cuore. Nutrire il cuore significa avvicinarsi più a un ente superiore e quindi cercare, porto un esempio banalissimo, di sprecare meno. Sprecare meno significa non consumare tanta energia, parliamo del CO2, quindi è stare soprattutto e pensare soprattutto a chi non può. Non a caso l'installazione, le sagome che si vedono portano dei pacchi, questi pacchi. Allora, maggiormente voglio dire, nei supermercati si vede benissimo il super consumo che si fa. Allora il mio desiderio è quello di consumare meno e di poter pensare al prossimo, che è necessariamente ha bisogno, specialmente in questo periodo. Abbiamo visto molte opere in cui si denuncia praticamente la tanta quantità di plastica che si trova nel mare, purtroppo. Perfetto. Io collaboro con il WWF ormai da un anno, portando questi messaggi nelle oasi. Il messaggio viene portato con oltre 100 sculture farfalle giganti di 70 centimetri e più, realizzate con plastiche riciclate. Ahimè, quando vedo il fruttivendolo che butta così quella plastica che accerchia le
dico bene, le scatole di pomodori, eccetera, in un modo disordinato, io non faccio altro che raccogliere, disinfettarle e poi colorarle in un modo astratto. Dopodiché realizzo queste sagome a seconda, in questo caso possono essere farfalle, tartarughe, eccetera, collaborando anche col tema, al tema della plastic free. Prima di salutarci, come sempre, uno sguardo alle previsioni meteo. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Situazione per la giornata di mercoledì, quando ancora le correnti rimarranno tese da est a nord-est, complice una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo centro-orientale. Difatti un po' di instabilità si attarderà su alcuni settori del centro-sud. Meglio al nord, osservate difatti come sta arrivando l'anticiclone, un potente campo anticiclonico che tiene i suoi massimi tra la Francia e le isole britanniche, nei prossimi giorni si estenderà verso sud, verso l'Italia. Andiamo a vedere quello che succederà con la mappa della nuvolosità, un po' di variabilità ancora sul medio-basso Adriatico e in mattinata, prima mattinata anche il Lazio e poi le regioni meridionali con qualche localizzato fenomeno. Al nord invece bel tempo, nel dettaglio possiamo osservare difatti qualche fiocco di neve a bassissima quota, ancora a basse Marche, Abruzzo in prima mattinata anche tra Umbria e Lazio, poi qua rapido miglioramento, ed il sud, variabilità con localizzati piovaschi e neve a quote basse sull'Appennino. Al nord bel tempo, ampi spazi di cielo sereno, una situazione anticiclonica, ma su tutta Italia temperature dal sapore tipicamente invernale. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo visitando il nostro sito web. Grazie per averci seguito, il TG News termina qui, ci rivediamo domani alle 20:30, buon proseguimento di serata a tutti voi.